Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. E sugli occhi ho utilizzato per la prima volta la palette Good Vibes di Moolak Cosmetics, mentre sulle labbra i My Birthday Suit di Moolak Cosmetics, quindi oggi sono totalmente Moolak. Mi è arrivato da pochi giorni il pacchettino, insomma con tutte le cosette che ho ordinato e non vedo l'ora di registrarvi il video che penso di fare. Come feci quello di Clio, perché ho visto che comunque vi è piaciuto tantissimo e è sinceramente molto 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 utile, perché comunque vi swatcho direttamente i rossetti. Ci saranno anche insomma dei test in vlog, perché quelli sono veramente tanto utili per chi vuole insomma acquistare un determinato prodotto. Oggi però sono qui per parlarvi di un'azienda, di una piattaforma molto importante che sicuramente tante persone non la conoscono. Praticamente partiamo dalle origini. Circa 2 mesetti fa mi arrivavano diverse mail da una ragazza che si chiama Silvia. Ero tipo in fase stage, ero agli inizi e stavo veramente pochissimo dietro a tutte le mail, ma tuttora che sono ancora impegnata con diverse cose. E quindi ho detto vabbè, lasciamo stare. Ho scritto anche alla Chiara e ho detto: Chiara, ma mi ha scritto questa ragazza? E sinceramente, insomma, dopo la terza email penso sia una cosa abbastanza sicura. Te, insomma, che ne dici? È arrivata anche a te? Sì, guarda, è arrivata anche a me ha bombardato di email perché nemmeno io gli rispondevo. E quindi ci siamo documentate insieme e abbiamo capito, insomma, che potevamo stare tranquille, insomma, che era una cosa sicura. Silvia mi voleva far conoscere la piattaforma Octoly facendomi scaricare appunto l'applicazione. Octoly è una piattaforma online che permette a chi abbastanza, diciamo, visibilità sia su Instagram che su YouTube di collaborare, diciamo, con diverse aziende, dalle più famose alle meno conosciute. Dopo che ho scaricato Octoly e che quindi mi sono registrata, ho dovuto collegare i miei account. Potevo scegliere se collegare YouTube e Instagram. Per collegare YouTube devi avere almeno 1000 iscritti, mentre su Instagram devi avere almeno 10.000 followers. Nella bacheca, diciamo, ho trovato diversi prodottini che venivano omaggiati da diverse aziende. Ad esempio, avete avuto modo di vedere questi prodotti tramite, insomma, i video che vi ho pubblicato finora. Ad esempio, l'ombretto di Makeup Forever, il fotolibro di La La Lab e le mini vintage foto di La La Lab, il detergente mani di Mercy Handy. Insomma, ho ricevuto diverse cose. Praticamente, quando aprite l'applicazione, vedete diversi prodotti. Voi scegliete quello che più vi piace, quello che volete provare. Ci sono prodotti con però il tasso d'accettazione. Ad esempio, se almeno per quanto riguarda me, se vedo che un prodotto di una marca come Dior ha un tasso d'accettazione molto basso, addirittura c'è anche lo 0%, oppure il 5%, il 10%, è molto 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 difficile essere accettati. Se una cosa mi piaceva, anche se aveva un tasso d'accettazione basso, ci provavo comunque. Insomma, anche con Makeup Forever ci ho voluto provare, ho detto: questo ombretto mi piace, voglio vedere se mi accettano, ed è stato così. Quindi appena ho ricevuto la notifica "il tuo ordine è stato accettato", sono rimasta così, ho detto: oh mio Dio, cioè cosa dici? Quando andiamo a selezionare il prodotto che più ci piace, noi inizialmente abbiamo 5 crediti. Questi 5 crediti, quando è che ci vengono levati? Quando io richiedo il prodotto, automaticamente mi levano un credito. Aspetto 1 o 2 giorni che mi venga accettato oppure annullato la richiesta. Se mi viene accettato, ho 21 giorni per recensire il prodotto. Se non mi viene accettato, mi ridanno automaticamente il credito. Quindi, parlando della recensione, ovviamente non devo superare i 21 giorni, perché sinceramente non so cosa succede. Penso che se perdi un punto non te lo rendono, quindi a questo punto hai solo 4 crediti. Ovviamente la recensione, ma come tutte le cose, non è una regola di Octoly, ma è una regola generale che si spera seguino molte persone. Deve essere sincera, personale. Ogni volta che io ho recensito un prodotto, quindi che ve ne ho parlato di com'è, di come mi sono trovata, sono stata al 100% sincera, ma perché è giusto così. Purtroppo molte persone fanno così perché magari l'azienda
non ti manda più prodotti, è una cosa brutta. Da me riceverete sempre sincerità. Poi, se vi iscrivete con questo link che vi scrivo giù nell'info box, alla vostra prima recensione avrete 5 punti e a me ne daranno 20. Quindi, ricapitolando, scaricate l'applicazione, dopodiché vi registrate e collegate l'account che va bene, quindi o YouTube o Instagram oppure tutte e due. Dopodiché, appena insomma siete entrati, avete registrato tutto, selezionate i prodotti che più vi piacciono. Appena li richiedete, dovete aspettare un paio di giorni per vedere insomma se l'azienda vi accetta e quindi vi manderà il prodotto. Se invece l'azienda non vi accetta, vi ridà subito il credito. Nel caso appunto vi accettasse, questo credito tolto quando avete richiesto il prodotto, ve lo daranno non appena pubblicherete la recensione. Per far sì che loro vedano la recensione, andate nell'applicazione di Octoly, ne potete pubblicare anche più di una, più di due. Dopo 50 punti avrete un buono sconto Sephora oppure Amazon, quindi qui sceglierete voi dove volete usare questo buono. Sono veramente contentissima di aver scoperto Octoly, perché è molto carina come cosa. Potete conoscere diverse aziende, diverse marche che magari non avete mai visto prima, non ne avete mai sentito parlare. Insomma, grazie a Octoly io sto collaborando con diverse aziende che veramente non pensavo mai di collaborarci, ad esempio con Makeup Forever. Cioè, i prodottini che vi volevo far vedere oggi sono di Lala Lab e di Merci Handy. Lala Lab, oltre il fotolibro e le mini vintage, mi ha omaggiato di un calendario. Cioè, ragazzi, veramente bellissima come idea. Apriamo il calendario e troviamo un collage. Ovviamente l'anno è del 2018. Partiamo da gennaio. Potete scegliere per ogni mese una foto da abbinarci. Io ho scelto questa frase con il rossetto, positive, perché comunque inizia l'anno e quindi devi essere positivo. E ovviamente era perfetta con il rossetto. Troppo bellino, perché nella casellina del 1 gennaio troviamo una scritta nuovo anno. A febbraio invece ho scelto di mettere questa foto qua. Nella casellina del 14 febbraio c'è scritto San Valentino con due cuori, mentre marzo ho scelto questa foto qua, e alla casellina del 20 marzo c'è scritto primavera con la margherita. Aprile ho scelto questa foto, e nella casellina del 1 aprile c'è scritto pesce d'aprile. Cioè, ve li leggo tutti perché sono troppo troppo ganci. A maggio ho messo questa foto dove sto truccando questa modella, e questa mano è della mia mamma. Lei gli faceva capelli e io la stavo truccando. È una delle foto più belle e con tanto significato che ho insieme alla mia mamma. Mentre a giugno ho messo questa foto che è la mia palette degli ombretti, e al 21 giugno c'è scritto primavera con il sole. Passiamo poi a luglio. Ho messo la foto mia e di Andre, perché comunque luglio siamo al mare e qua eravamo al mare, al color party in campeggio, quindi insomma per riprendere un po' l'atmosfera. E il 17 luglio è la giornata delle emoji. Ad agosto ho messo la foto del mio compleanno, perché il 28 agosto faccio gli anni. L'8 agosto è il giorno del gatto, cioè voi lo sapevate? Io no. A settembre poi ho scelto questa foto qua. Nella casellina del 23 settembre c'è scritto che inizia l'autunno. A ottobre poi ho messo una foto di Whisky, perché il 3 ottobre è il suo compleanno. C'è scritto che il 31 ottobre è Halloween. Passiamo poi a novembre. Ho messo la foto mia e di Andre, perché noi a novembre facciamo l'anniversario. Il 18 novembre del 2018 faremo 4 anni. Passiamo poi a dicembre. Ho messo la foto con la mia famiglia. C'è scritto che il 21 dicembre inizia l'inverno, e nella casella del 25 dicembre c'è scritto Buon Natale con la faccina di Babbo Natale. Cioè, non vedo l'ora di utilizzare questo calendario. Sono felicissima davvero di averlo. Per ricevere il 30% di sconto usate il codice LalaPinkLady97-basso, ovviamente utilizzabile su tutti i prodotti che vende Lala Lab. Passiamo poi all'azienda Merci Handy, che inizialmente mi inviò un
detergente mani, mi ha omaggiato di 3 cremine, una viola, una rossa e una gialla. Partiamo dalla cremina che tengo sempre in borsa, è la Flower Power ed è appunto una crema mani, rimanda alla primavera, al profumo dei fiori, questo profumo pulito che è veramente buonissimo, cioè a tutte le mie amiche a cui l'ho fatta provare sono rimaste tipo oh mio Dio, la voglio anche io, ed è 30 grammi, super utile con questo freddo perché le mani se no si spaccano veramente tutte. Fortunatamente non ho di questi problemi, però meglio prevenire che curare. Io ovviamente ne metto sempre pochina perché non voglio esagerare, se no finisce troppo in fretta. Non lascia le mani appiccicose, il profumo si sente tantissimo ma non è forte, non stucca. E la cosa bella è che molte creme purtroppo hanno in modo negativo, non opacizza le unghie, non è che si mette la crema solo fino a qua, ovviamente va anche un po' sulle unghie e molte volte le unghie si opacizzano, invece con questa crema questo non accade e la cosa è veramente ottima. Questa rossa è la Cherie Cherry alle ciliegie, questa qua gialla è la Hello Sunshine, la mia preferita è questa qua rosa, come seconda metto questa qui gialla e come terza questa rossa. Queste due profumano un pochino di più rispetto a questa rossa. Molto carina e utile questa collaborazione perché non ero solita mettere la crema alle mani, invece con questa qua a tenerla sempre in borsa mi viene voglia insomma di metterla, poi profuma, quindi d'ora in poi ogni volta che nominerò Octoly, insomma vi parlerò dei vari prodotti che mi hanno mandato, saprete meglio di cosa sto parlando, conoscerete dopo questo video insomma meglio Octoly. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi sugli altri social. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video.